Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di un nuovo sistema di speaker Bluetooth veramente piccolissimi ma rivoluzionari che riescono a connettersi tra di loro e che proprio grazie all'architettura interna con la quale sono progettati riescono a riprodurre il suono in una maniera mai vista prima. Oggi parliamo di un dispositivo in grado di connettersi alla rete in qualsiasi parte del mondo, di salvare tutti i dati relativi a un determinato argomento che vi svelerò dopo, in modo da potervi accedere in ogni istante e veramente in qualsiasi parte del mondo. Oggi cari nerdoni parliamo di una stampante 3D. Ma una stampante 3D un po' particolare che invece di stampare in plastica riesce a stampare il cibo. Avete capito, cari miei, che è arrivato il momento della rubrica più divertente di Tech Fan Page, il momento in cui parliamo dei dispositivi tecnologici più strani, ma che siano strani o meno, parliamo di dispositivi tecnologici che esistono veramente e che probabilmente potrebbero cambiare lo stile di vita di tantissime persone. Signori miei, è arrivato il momento di una nuova puntata dei 5 dispositivi tecnologici che non sapevo esistessero, ma che esistono davvero. Iniziamo con The Core, un sistema di speaker Bluetooth che promette di rivoluzionare il modo in cui si ascolta la musica in casa e in giro. Si tratta di un dispositivo veramente molto piccolo, ma nonostante le sue ridottissime dimensioni, promette di rivoluzionare proprio la diffusione del suono. Grazie alla sua architettura interna, The Core riuscirà a trasmettere, a riprodurre un segnale audio ad alta fedeltà, caratterizzato da un effetto stereofonico molto profondo, ma non solo, sfruttando la connessione Wi-Fi riuscirà a connettersi con altri speaker in tutta la casa in modo tale da riuscire a realizzare un sistema di filodiffusione senza fili per ascoltare ad alta definizione tutti i propri brani preferiti. Arriva il turno di Revobot, una sorta di skate alternativo, elettronico e motorizzato, in grado di rivoluzionare il modo in cui si tornerà in città. Si tratta di un dispositivo dotato di un motore elettrico e di una serie di sensori in grado di capire la direzione che si vuole dare e soprattutto la velocità con la quale si vuole andare, il tutto funzionante grazie ad una batteria ricaricabile che riesce a dare un'autonomia veramente molto interessante. Il dispositivo è già disponibile all'acquisto, in effetti anche abbastanza costoso, ma tantissime persone se ne stanno innamorando e un motivo ci sarà. Per capire il sistema di direzione, il Revobot si basa su un concetto molto simile a quello del Segway, in un formato però molto più piccolo e compatto. Adesso ragazzi, pensiamo al concetto di stampante 3D, ma non come ci siamo abituati in questi anni. Il dispositivo del quale parleremo adesso è sì una stampante 3D, ma una stampante 3D molto particolare che sicuramente potrebbe far gola a tanti. Si tratta della prima stampante 3D in grado di stampare qualsiasi cosa gli venga assegnato sia da computer che da tablet, ma utilizzando un materiale commestibile. È la prima stampante 3D per il cibo. Si chiama Bocusini e, come vi anticipavo, è una vera e propria stampante 3D pensata però per stampare con del materiale commestibile. Si tratta di un dispositivo che in effetti è già in fase di produzione e che è possibile controllare da diversi dispositivi. Funziona con un computer, questo è chiaro, ma funziona anche in wireless con un dispositivo mobile, che sia un iPhone, un iPad o un dispositivo Android. Come potete vedere, il risultato è veramente molto molto interessante e anche bello da vedere, e il tutto funziona tramite delle cartucce proprio come quelle della stampante, che permetteranno proprio di stampare il cibo in qualsiasi forma e colore. Arriva il turno di Lantern, un dispositivo veramente molto particolare e molto importante. Si tratta della miniaturizzazione di un sistema che esiste già da tempo, con il quale è possibile accedere a internet da qualsiasi parte del mondo. Miniaturizzazione che permetterà l'invio e la ricezione di dati anche in zone non coperte assolutamente dalla rete, né rete mobile né rete cablata, il tutto tramite satellite, il tutto tramite un dispositivo veramente molto piccolo che, seppur non permetterà una connessione molto veloce, è in grado di connettersi a tutti i dispositivi tramite la tecnologia Wi-Fi e proprio grazie alla batteria ricaricabile può essere utilizzato ovunque. Nel caso in cui non si abbia neanche la possibilità di ricaricare la batteria, Lantern si potrà ricaricare tramite i pannelli solari integrati e potrà anche essere utilizzato come caricabatterie esterno proprio per ricaricare i dispositivi mobili. E terminiamo la puntata di oggi con InstaMic, quello che potrebbe essere definito la GoPro dei microfoni. Proprio come potrete immaginare, si tratta di un microfono portatile veramente molto piccolo, in grado di riuscire a registrare l'audio ad altissima qualità
e di connettersi con altri dispositivi esterni tramite la tecnologia Bluetooth. Il risultato è veramente molto comodo, soprattutto per determinate tipologie di utilizzo e soprattutto considerando che si tratta di un dispositivo del tutto resistente all'acqua. Il dispositivo è stato progettato per diversi utilizzi, sia per la musica sia per la registrazione ad alta risoluzione degli sport estremi, il tutto con un dispositivo veramente piccolissimo. Bene ragazzi, questo è tutto, questi erano i dispositivi tecnologici di oggi, io sono Derek Aliendo, vi mando come al solito un abbraccio e vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo per una nuova puntata dei 5 dispositivi tecnologici che non sapevo esistessero ma che esistono davvero. Ciao!